Ciao ragazzi, sono XGamer, bentornati nel mio canale. Siamo tornati in questo 14° episodio della carriera dell'Atore con l'Atalanta qui su FIFA 20. Allora, carichi perché oggi, ve lo dico fin da subito, sarà un episodio super. Ma andiamo con ordine. Nello scorso episodio è successa la strage, ragazzi. Cioè, un episodio bruttissimo, adesso mi ricordo. Dal Torino mi sembra, ok, tutte queste vittorie, easy e tutto, ma il Liverpool ci ha annientato, sconfitta umiliante per 4-0, quindi passiamo come secondi, pareggio contro la Fiorentina e poi una vittoria scialba per 1-0 contro la Samp. In tutto questo si rompe pure Olmo, ragazzi, uno dei giocatori migliori in pratica, che sta facendo benissimo, out per non mi ricordo quanto. Per un pochetto, 3 settimane, raga, che non so poche. Però quest'oggi ci simuliamo questa, vabbè, subito contro il Chievo, che lo posso fare anche adesso, che tanto è facile. In classifica siamo terzi, raga, a meno 5, diciamo che ci sta. E poi andremo a fare il calciomercato, raga, quindi il punto centrale di questo episodio è il calciomercato. 4-0, doppietta di Eriksen, Gaia, Belotti. Infatti, come vi ho detto nello scorso episodio, ho messo a vendere Dele Alli per sbloccare appunto il mercato. Ma oltre a ciò faremo anche un bel po' di partite. Coppa Italia contro il Chievo, Juventus, Roma. E non so se finiremo tutto il calciomercato oppure lo finiremo anche nel prossimo episodio. Comunque sia, perché sto fomentato? Perché mi è arrivata innanzitutto una bella offerta per questo qui, manco so chi è, andiamo a vendere. Ma ho messo a vendere Dele Alli e mi è arrivata l'offerta del Barcellona per ben 120 milioni. Possiamo rilanciare fino a 180. Raga, io direi di andare a trattare subito, instant. Ok, che è il nostro giocatore migliore insieme a Eriksen, tra l'altro ex compagni di squadra. Però ci sblocca il mercato in una maniera assurda. Rinegozio offerta, facciamo 160. Avanza. 130. Facciamo 150, dai. Ok, affare fatto, dai. Raga, scusate, sta troppo fomentato, mi scordo pure quello che volevo dire. Allora, vi ho detto nello scorso episodio che essendo un ruolo, diciamo, tra virgolette, ala barra COC, sta sulla fascia e quindi sulla fascia mi serve un giocatore veloce, raga. Un giocatore veloce perché Dele Alli non è veloce per niente, cioè, qui se ci mettete uno come Sterling, ad esempio, cioè c'ha 81 di velocità, il giocatore che voglio prendere io mi pare c'ha una novantina di velocità. Se ci mettete uno come Sterling o Rashford o Martial, non so, questi tranquilli, o Sané. Cioè, la difesa rip proprio. E siccome dobbiamo fare bene, vincere il campionato e in Champions raggiungere i quarti di finale, ci serve uno forte. Perciò, prima di dirvi chi andrò a comprare, aspettiamo appunto che Dele Alli vada al Barcellona. E aspettiamo inoltre il 1° gennaio per iniziare il mercato. Alli venduto, ci arrivano 139 milioni e mezzo, raga. La dirigenza si è pappata a 10 milioni, ma dovremmo farcela lo stesso a comprare il giocatore che dico io. Quindi l'attesa è finita. Eccoci arrivati al 1° gennaio. Guardiamo il budget: 145 milioni, raga. Con l'Atalanta, cioè tantissimi. Dele Alli l'abbiamo pagato 80 milioni, mi sembra. L'abbiamo rivenduto quasi al doppio, a 150. Tanta roba. Ma adesso finalmente vi posso svelare il colpo, anche se l'avrò scritto sicuramente sul titolo. Sto parlando di Sadio Mané del Liverpool, che tra l'altro ci ha fatto mesa doppietta nello scorso episodio. Lui, raga, è fantastico. Secondo me è il sostituto ideale per di Dele Alli. Molto veloce, 88, quindi più o meno di overall. Stiamo lì, 28 anni, è vero, non cresce, però tanto sarà, ci serve giusto per metà stagione, perché questa sarà l'ultima stagione con l'Atalanta. Lo possiamo prendere una cifra compresa insomma tra i 74 e i 104 milioni, quindi gli altri soldi li potrà andare a investire per un colpo, soprattutto in difesa, perché la difesa non è che siamo messi bene. Quindi vai, contatto per acquistare. Io parto con 72 milioni, vediamo che dicono. Siamo soddisfatti? Ma c'è il contratto di scadenza, raga? Gli diceva minimo 74, gli ha dati 72. Cioè, raga, quindi significa che è tutto di guadagnato, perché abbiamo tipo 60 milioni da spendere per altri colpi, dai. Deleghiamo. Prende un po' di contratto, però non mi frega niente, cioè. È una bestia. Nel frattempo ci andiamo a simulare anche questa, raga, in casa contro il Brescia. Vado di fretta qui perché voglio assolutamente l'ufficialità di Sadio Mané.
2-1 Malinowski Castagna. Mané, offerta contratto accettata 3 anni, 200.000. E prima prende a 203.000. Cioè, guardate che mercato, raga. Questa stagione con l'Atalanta. Pochi colpi, ma tutti buoni. Quindi Sadio Mané è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'andiamo a mettere titolare subito al posto di Gosens. Guardate quanto è bello, raga. 28-94. Cioè, bello. 94 di velocità. Cioè, fermi tutti proprio. Ali c'ha 81 per farvi capire. E in più ci abbiamo guadagnato perché tipo 80 milioni. Più o meno. 80 milioni la differenza appunto tra la cessione e l'acquisto di Ali e Mané. Ragazzi, fidatevi, so quello che faccio. Mi arriva un'offerta per Mancini. Io vado a trattare perché sinceramente Mancini non cresce più. 81 fisso. Quei soldi che ci sono avanzati, 70 milioni circa, uniti a questi, possono esserci utili per comprare un difensore top. Però nel prossimo episodio magari. Nel frattempo andiamo a trattare con l'Arsenal nella speranza di alzargli la cifra, perché non so se per comprare il giocatore che dico io ci arriviamo con i soldi. 41 milioni, avanza offerta, dai, accetta. 36, oh. Possiamo alzare leggermente, facciamo 39, dai, avanzo offerta. Non vogliamo che la trattativa salti. Emery, sei un grande. 39 milioni per Mancini. Adesso, raga, ci dovrebbe arrivare tipo sui 35. Intanto questo qui venduto su altri soldi. Dovremmo farcela. Poi ho messo lì sarà esperimento anche questi due. Piccoli è un giovane molto interessante. Però ci abbiamo Barro come secondo. Però ve lo consiglio, all'inizio l'ho trovato a poco e cresce abbastanza. Valutazione 8 milioni, quindi anche lui ci aiuta molto sul budget. Quindi fra tutto dovremmo andare tipo sui 110 milioni, così il colpo arriverà sicuramente, ma nel prossimo episodio. Ci arriva quindi l'offerta per piccoli, deleghiamo, facciamo così, raga, che alla fine è un giovane interessante, mo dall'al Torino, cioè, tanto vale facci pagare. Quindi arriviamo alla partita contro la Juventus. E in caso di vittoria potremmo scavalcarli. Non capisco perché c'ho 66 di valutazione. Raga, qui sto a fare tante grandi cose, ma rischiamo l'esonero, cioè. Mi pare strano. Prima partita titolare per Mané, quindi, che ha subito l'opportunità di confrontarsi con una grande squadra come la Juve. Ecco qui Ronaldo carico. Raga, so carico anch'io. Proviamo il nostro acquisto più costoso. Quindi questa formazione, cediamo in campo e forza Atalanta. E quindi eccoci, ragazzi. All'Allianz Stadium sotto la pioggia, strano, tutto pronto per questo big match. In caso di vittoria, raga, niente, rimarremo sempre terzi, però accorceremo le distanze dalla Juventus. E l'obiettivo della dirigenza mi sembra è quello di vincere il campionato. Occhi puntati su Mané, appunto, come detto prima, l'acquisto più costoso dell'Atalanta in generale, penso anche nella realtà, perché 74, 72 milioni. Qui grosso sbagliato di Dybala, coraggio, raga, vediamo se sarà in grado di non tradire le aspettative. Guadagna subito un fallo. Buono, buono. Occhio che la Juventus, raga. Attenzione qui al colpo di testa. Perché non la piglia il portiere? Non ci credo. Gollini, dai, raga, stiamo a dormire. 33esimo. Abbastanza uno schifo generale. Anche la Juve ha fatto poco. Non ci manca che ci segni adesso. Finisce qui il primo tempo, niente di che, come detto, uno schifo da entrambe le parti, Mané non ci ha avuto grandi occasioni, ma neanche grandi palle gli hanno servito, zero tiri infatti, meno possesso palle, loro 4 tiri, ma poco pericolosi, dobbiamo fare meglio assolutamente, raga, con la rosa di cui disponiamo, è vero che stiamo a fare contro la Juve, però non è che siamo una squadretta da metà classifica, cioè il nostro obiettivo quest'anno è vincere il campionato. Palla per Bernardeschi, l'ho fatto entrare raga nel frattempo a posto di Olmo. Il gol dell'ex, no, la passa, non ci credo, stronzi, non ci credo. Malinowski. Che è successo? Rigore? Rigore di Stones? Occhio raga, che Szczęsny impara rigori per eccellenza. Nel frattempo facciamo uscire Malinowski. Eh sì, qui non gli dà il cartellino, fallo un po' stupido. Io raga c'ho paura. Olè, gol invece di Eriksen.
Rimane fermo Szczęsny. Dai, raga. Vai sul tempo faccio. In casa della Juventus. Ecco, quelle bandiere io odio sti replay. Guarda, che non siete un cazzo. Sarola, ok. Gol. Di Christian Eriksen, che non stava facendo per niente una bella partita. Fino ad adesso, settimo gol per lui. Dai, raga. Passiamo in vantaggio sul rigore. Vantaggio forse un po' immeritato, ma anche la Juve non è che stia facendo tutta sta gran partita. Adesso occhio non subì gol del pari, perché per il momento virtualmente stiamo a meno 2 dalla Juve e quindi dal secondo posto. E finisce qui, dai, partita brutta, però la vinciamo. Gol sul rigore di Eriksen, fallo stupido di Stones. Dai, raga, cioè, ci sta poco da commentare con le statistiche. La partita si commenta da sola, insomma. Mané, voglio vedere che voto ci ha preso. 7. Non è che abbia fatto tutta questa gran partita, però questo ci dà fiducia perché, ripeto, abbiamo accorciato le distanze e stiamo a meno 2 dal secondo posto. Adesso c'è la partita in casa contro il Chievo di Coppa Italia. Non capisco perché abbiamo 65 di overall, cioè io veramente ho paura che ci cacciano. Poi manca di stiamo a fare una stagione del merda, cioè una stagione fantastica. Comunque sia, mettiamo, vedete, board difesa non si può vedere. Faccio un leggero turnover, raga, perché tanto facciamo col Chievo che è retrocessa. E soprattutto i giocatori sono stanchi, vorrei alternarli un pochetto. Quindi questa formazione non l'ho stravolta più di tanto. Barro lo devo mettere anche alla prossima partita perché si lamenta che gioca poco. E sarebbe un peccato mandarlo via perché alla fine è forte. Celami in campo e forza Atalanta. Attenzione Bernardeschi! Bella parata, però a porta vuota, la ribattuta del portiere, Eriksen a porta vuota, 1-0. Ma non penso che perderemo questa partita, raga. Perché già la sblocca dopo pochi minuti. Dai, raga. Però la parata, diciamo che sono stati sfortunati, qui. Vabbè, 1-0, Eriksen al settimo minuto. È solo l'inizio, questo. Attenzione qui! Oddio, un passo dal 2-0, raga, questa ribattuta del difensore all'indietro, cioè deviazione, dai, più che ribattuta. De Roon, ancora Eriksen, ci prova da fuori, 2-0. E quando la parava questa, raga? Eriksen con 89 a un portiere del Chievo. Sì, da fuori area, diciamo quasi dentro area. Bellissimo gol, vabbè, le solite angolazioni. Qui vado abbastanza veloce, raga, perché la potevo benissimo simulare, ma non mi piace simularle troppo, cioè. Dobbiamo anche giocarle per provare questi giovani che sennò trovano poco spazio. Oh! Non ci credo! Palo, raga, ma che sta succedendo? Oh, si sono drogati questi. Hai visto che giocata che hanno fatto? Eriksen nelle finte qui per Barro. Fallaccio. Giallo. Eccolo, guarda. Cazzo. Ah, ma è rigore? Ma che stai a dire, cavolo? Olè, mo ho imparato a tirare i rigori, ragazzi, li metto quasi centrali. Cavolo, c'ho paura che mi scappa il cuzzore fuori e la tiro a fanculo di fuori. I portieri stanno fermi, cioè, non so se è tipo un bug come quello dei rigori che ti ricalciano una volta a destra, una volta a sinistra, e quindi io li paro sempre. Vabbè. Ma ripeto, vado abbastanza veloce perché questa vittoria era abbastanza prevedibile. Però la giocata per divertirmi, diciamo, per fare belle prestazioni con questi giocatori giovani che sennò non li avrei mai provati. Finisce qui il primo tempo, raga, ripeto. Partita facile, cioè. Penso di mettervi soltanto i gol se ce ne saranno altri, perché ecco le statistiche, più possesso palla, più tiri li stiamo distruggendo, ma era prevedibile. Bernardeschi per Eriksen, ancora il portiere, però la palla rimane lì. Niente. Finisce qui la partita, 3-0, raga. Non abbiamo fatto gol nel secondo tempo, ma cambia poco, cioè. Stava sempre una partita dominata da noi, cioè, oddio, si sono un po' ripresi nel secondo tempo, hanno preso un palo, mi pare il primo, non mi ricordo, cioè. Comunque sì, anche loro le occasioni ce l'hanno avute. Attenzione perché Lazio fuori da la Coppa Italia, agli ottavi dal Cagliari, battuto. E anche la Roma è fuori. Qui intanto accordo per la cessione di Piccoli. 10 milioni, accetta, raga. Mi dispiace, però ecco. Non lo saremmo andati a impiegare, ci abbiamo Barro.
E poi questa stagione finisce qui, quindi cambierebbe poco tenerlo o non tenerlo. E però cambia a me perché i soldi mi servono. Adesso ci giochiamo questa contro il Cagliari. Anche questa la potrei simulare benissimo, però no, ragazzi. Ce l'andiamo a giocare. Quindi questa formazione, Cedami in campo e Forza Atalanta. Non ci credo, Pavoletti, raga, oddio. Ci prova a giro e la spara alta. Non è che siamo partiti bene, questi primi 19 minuti. Cioè, dai, vabbè. Cutrone? C'hanno Cutrone, raga, ma che stai di? Cagliari squadrone. Barella che gli è tornato al prestito, perché su FIFA sta in prestito, no? Sapete, sto a fare anche la carriera con l'Inter. Se non sapete, vi invito ad andarlo a vedere. Cioè, che è sta roba? Che è sta mafia? James che batte in fisico manè. E inoltre che vi sta dicendo, quindi Barella, Cutrone, Cragno, i terzini buggati. Cioè, questa la vedo difficile, raga. Paoloso là davanti, in attacco. Questa la vedo veramente tanto difficile. Attenzione, James. Oh, James. Comprato è James, raga, buggatissimo. Eccolo, va in velocità. T'ho comprato apposta. Mané. Può trovare il primo gol con la maglia dell'Atalanta? Non ci credo, Cragno, dai, raga. Belotti, il gallo, la passa per Eriksen, ti prego, no, ci arriva Cragno. E dovrebbe finire qui la partita, no, lascia fare il calcio d'angolo, raga, ma tanto, cioè. Meno che non c'ho culo, esatto, battuto malissimo. E qui passa mezz'ora, ok, finisce qui il primo tempo, cioè. Male, 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 il Cagliari non scherza, raga, non si scherza col Cagliari. Dati partita, hanno rischiato di passare in vantaggio, hanno fatto un tiro più di noi. Terzini buggati, cioè squadra della Madonna, Cutrone, Barella, Cragno. Cioè io boh, la vedo difficile questa. Mi sa se la simulava era meglio. Palla per Eriksen. Non ci credo, me la passi pure male. E sempre James, guarda veramente. Mané, famolo uscire. Non lo so, non mi sta a convincere Mané, raga. Ma comunque il Cagliari illegale. Guarda come zompa quell'altro Cragno. E la tira pure fuori. Boh. Dai, James, hai rotto i coglioni. Guarda lì, James. Oh, spazzala via. Cioè, io ho mai visto una cosa del genere. Cagliari illegale. Ci sta. Mo' vogliono a vedere James, il terzino lì. Penso era Dio. Era Dio. Altro che Kimmich. Quel terzino, raga, sta dappertutto, ovunque. I contrasti li vincevano tutti loro. Cioè, battevano manete fisico, ma stavano a scherzare. I cosi, sombrero di Paoletti. Io non so che c'è oggi sta squadra, veramente. Ah, e tra l'altro, raga, abbiamo perso 2 punti preziosi perché siamo rimasti a meno 4 dalla Juve. Mi sa pareggiata anche lei, no. No, ha vinto, quindi ecco. È riuscito a recuperarli, come non detto. Ah raga, mo' capito tutto, Reece James, quello del Chelsea, ci credo che è forte, ottima promessa, questo raga compratelo che è una bestia, ci ha fatto una partita della Madonna contro di noi. Eccoci contro la Roma ragazzi, questa è l'ultima partita di oggi e dobbiamo vincerla per forza, però l'unico problema è che tra 2 giorni abbiamo la Coppa Italia contro il Napoli, quindi devo tenere un po' i giocatori riposati. È vero che questa, cioè, de campionato è importante contro una big, però sinceramente quella col Napoli gli do più peso. Quindi faccio 2 leggeri cambi, Bernardeschi e De Boer per il momento, poi farò sicuramente entrare qualcuno a partita in corso. Carichi perché Mané, raga, deve segnare, pagato 72 milioni, deve almeno fare gol questo episodio che è dedicato a lui. Quindi Celami in campo e forza Atalanta. E la Madonna! Raga, da rosso, Dio buono, me la... Tranciato rosso infatti. Cartone rosso per Zaniolo dopo 8 minuti. Cioè raga, fallo bruttissimo. Me l'ha distrutto. Lo faccio rivedere dopo qualcuno dice non è da rosso. Cioè. Entrata e scivolata. Pa! Cioè, si è messo davanti quello. Vabbè, insomma. Fallaccio da rosso, punizione. Io tanto non so capire. Oh, attenzione! Prima volta che l'ho fatta quasi precisa, Olsen a porta, cioè non c'hanno manco Paolo Lopez. Dovrebbe essere abbastanza easy, diciamo. Eriksen ha visto Mané, non ci credo.
Parata di Olsen su Mané, raga, è destino che oggi Mané non deve segnare. Bello, se ne va in velocità. Sorpassa Santon, attenzione Mané. Mané, voglio segnarci con lui, raga, Mané! La potevo passare invece, l'ho detto, lo segnarci con lui. Mané che sblocca il risultato qui all'Olimpico a Roma, al 21esimo. Roma che già è costretta a giocare in 10 dall'ottavo minuto perché... Ah, ho skippato il replay, scusate. Perché Zaniolo si fa spellere. Primo gol, quindi, di Mané con la maglia dell'Atalanta. Dai, raga, carichi, perché questo è solo l'inizio. Considerato che sto in 10 e già così di per sé la rosa non è un granché, perché Santon e Olsen hanno titolari, quindi ho detto tutto. Vai, in velocità Mané, per la doppietta, ragazzi. Proprio nei minuti di recupero. Mané, bella qui. Forse ne me l'era allungata troppo, raga, ma dopo ciò vorrei mi recuperasse il difensore. Ma va bene, finisce qui il primo tempo. 1-0, diciamo che possiamo fare di meglio, visto che loro sono in 10. Partiamo i dati partita, 4 tiri, attenzione, partita proprio equilibratissima. Pensa se fossero stati in parità numerica. Ma coraggio, ragazzi, non possiamo perdere da questo. Arrivare la scarica per Eriksen. Guarda tu, Olsen, che roba, oh. Attenzione a Roma qui! Prima grande occasione per loro con Dzeko. Grande Collini, grande Collini. Bella vista. Vai Eriksen, non sei veloce però. Ci può stare la passa per Olmo! 2-0 raga! Da subentrato Olmo. Chiude la partita definitivamente. All'85esimo in casa della Roma, l'avevo detto. Cioè, quando l'Atalanta viene a Roma fa sempre casino. In senso positivo, cioè nel senso che vince. Quindi Dani Olmo, 3 gol, terzo gol in Serie A per lui. Dai. Ma tanto sarà titolare la prossima contro il Napoli, perché al suo posto ho fatto giocare Bernardeschi per ora, per questa partita. Ha sbagliato a porta vuota? Ha sbagliato a porta vuota, raga, no, veramente. Proprio spastici questi da Roma. Finisce qui la partita, quindi 2-0 in casa della Roma, ma... Avete visto, cioè loro partono subito svantaggiati col rosso a Zaniolo, però non è certo colpa mia se qui non fanno intervento da rosso. Nonostante tutto hanno fatto più tiri, però pericolosi solo in un'occasione e anche alla fine che sbaglia a porta guarda, ma cambiavo poco, manco so se ve l'ho messo quel pezzo. Quindi 2-0, forti di questa vittoria. Adesso però c'è la Coppa Italia, ma andremo a giocare il prossimo episodio. Quindi ragazzi, come detto, mi fermo qui perché voglio lasciare un po' di giorni per fare il mercato, per finire il mercato nel prossimo episodio. E vi dico solo che arriverà un difensore top proprio, direttamente dalla Serie A. Non vi posso fare spoiler, io il nome ovviamente già lo so chi è. Abbiamo 110 milioni di budget, quindi raga, aspettatevi un grande colpo qui a posto di HB perché dobbiamo far bene in Champions. Provate appunto a indovinare nei commenti, metto il cuore a chi ci indovina. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!